Sicuramente il tema del carico produttivo a cui si faceva riferimento prima è un tema serio e su questo, diciamo, un po' la filiera interpellata in merito ha proposto, ha richiesto a gran voce, sia in Italia ma anche in altri paesi mediterranei come la Francia e la Spagna, di cercare di ridurre gli stock di vino, presente nelle cantine con un intervento straordinario di distillazione, una distillazione di crisi. Ecco, in Italia si sta provando a, diciamo, il governo sta provando a attuare questa misura della distillazione di crisi utilizzando lo strumento del Piano Nazionale di Sostegno, la cosiddetta OCM Vino, in cui fondamentalmente, utilizzando una parte delle risorse della campagna 19-20, quella attuale, e eventualmente, come necessario, anche parte delle risorse della campagna successiva, individuare un plafond di circa 50 milioni di euro che dovrebbe, in qualche modo, che è il limite massimo che ci viene consentito, tra l'altro, dalle norme comunitarie, di poter venire incontro a questa richiesta, appunto, della distillazione di crisi. Do due numeri rispetto al fatto che, per esempio, in Toscana, come regione toscana, il dato della superficie vitata di uva generica è molto modesto, parliamo di circa 1.500 ettari in totale, quindi l'1% della superficie a livello nazionale, che, se ho fatto bene i conti, dovrebbe essere qualcosa che assomiglia a 150.000 ettari su base nazionale. È chiaro ed evidente che molto diffusa questa produzione di vini in alcune regioni, mi viene in mente la Puglia o la Sicilia, la Campania, un pochino anche la Sardegna, il Friuli, l'Abruzzo. Diciamo che in Toscana, per avere un po' un'idea di quello che è successo lo scorso anno, nella vendemmia 2019, abbiamo prodotto circa 85.000 ettolitri di vino da tavola sul totale nazionale. Quindi probabilmente sarà una misura che in Toscana non avrà un grandissimo appeal, salvo che comunque, ripeto, una distillazione di crisi che deve essere assolutamente finalizzata soltanto ai vini da tavola, con un plafond di 50 milioni di euro su base nazionale, dovrebbe portare rapidamente, da una parte, a alleggerire un po' gli stock delle cantine, da quell'altra a cercare di dare un po' di iniezione di liquidità di cui tanto si sente il bisogno. Sulla distillazione di crisi, i numeri che girano e più o meno le ipotesi che si fanno dovrebbe vedere un aiuto intorno ai 20-25 euro a ettolitro e dovrebbero appunto consentire di ridurre uno stock di vino che a livello nazionale, anche lì i numeri sono molto ballerini, ma dovrebbe essere di qualche milione di ettolitri di vino.